Oggi l'intitolazione è al campus universitario dell'Università Magna Grecia di Catanzaro dell'edificio direzionale al primo direttore amministrativo Luigi Grandinetti. Qui tutta la famiglia e anche il rettore che hanno voluto ricordare questo grande uomo che amava tantissimo la Calabria e l'Università Catanzarese. Sì, il dottor Luigi Grandinetti credo che abbia dedicato la sua vita all'Università di Catanzaro. Tutto quello che voi vedete qua è stato curato da lui. E credo che anche quando non era più all'università ci ha pensato, ci ha aiutato, ci ha consigliato. Quindi è un giusto riconoscimento a una persona che ha dato tanto, non solo all'Università di Catanzaro, ma credo a tutta la Calabria. Quali furono i suoi maggiori pregi? I suoi maggiori pregi era quello che riusciva a sentire tutti, ad ascoltare tutti, a non dirti ti ho risolto il problema, ma dice vedo quello che posso fare. E poi risolveva tutto con la sua saggezza, la sua lungimiranza e la sua capacità di, soprattutto di mediare in tante situazioni. In questa intitolazione che messaggio vogliamo far passare anche agli studenti che ogni giorno popolano ormai in tantissimi questo campus universitario? Che noi dobbiamo ricordare tutte le persone che hanno dato qualcosa per questa terra, non solo l'Ateneo, proprio la terra Calabria, perché poi alla fine è così. Ciao. Come vedi ci sono tutti gli ingegneri che hanno fatto, sono venuti da tutta Italia, tutti gli ingegneri che hanno fatto questo campus, proprio a testimonianza del riconoscimento per questa persona. Sono felice che mi avete dedicato 13 anni della sua vita in questo Ateneo, abbandonando noi familiari a Roma, e lui si è dedicato completamente a tutto questo Ateneo che è meraviglioso, e sono contenta che c'è tanta gente che gli vuole bene ancora dopo 5 anni e gliene vorrà bene per sempre, perché lui ha amato questa terra e l'ha amato con tutto il cuore. Rimarrà indelebile insomma suo marito per questo campo? Rimarrà indelebile, perché lui era una persona eccezionale che amava questo posto proprio e ha cercato di fare tutto per renderlo ancora più bello e ancora più gradevole per tutti quelli che continueranno ad esserci. Cosa le diceva di questo campus? Cosa le raccontava della nostra Calabria? La Calabria era il suo mondo, era la sua vita ed era la sua realizzazione. Voleva fare tutto per la Calabria. Aveva una gentilezza d'animo ed era proprio per il lavoro insomma serio, ed era molto una persona molto seria sicuramente. Ha lasciato infatti, come vedo oggi, una grande estimazione. Ringrazio sempre mio padre per quello che è stato per noi figli, per quello che ha fatto, e spero che la sua memoria continui a vivere. Ha trasmesso tanto a me e alle mie figlie, ha dato tanti insegnamenti, tutti positivi. Devo dire che in passato da adolescente l'ho pure odiato, mio padre. Perché? Perché lui ci teneva affinché io e mia sorella studiassimo, e oggi lo ringrazio per tutto quello che ha fatto. Perché mi manca proprio tanto e mi mancherà sempre. È una persona squisita e non credo sia facile trovare altre persone così. Lo dico con tutto il cuore, perché è quello che sento. È tutto molto emozionante. Grazie, grazie mille.